Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video chiacchiericcio nonché vlog. Come state? Spero bene e nulla. Dunque, questo era un video così tanto per parlare insieme a voi. Stavolta non ho messo gli occhiali perché altrimenti non si vedrebbe una mazza in faccia a me. Quindi di mia cosa ho voluto mettere, di mia spontanea volontà ho voluto togliere gli occhiali. Così ho fatto. Niente, io finalmente sono qui a registrare per voi e ho registrato tantissimi video in questi giorni e continuerò a farlo, anche se vabbè, preferisco questi video oramai farle uno o due al giorno e non di più, perché sennò vi stancano. Vabbè, se casomai mi viene voglia di fare altri video, li caricherò in un altro canale, perché voi non lo sapete, ma io ho altri canali YouTube. E voi direte, cosa te ne fai tu di tutti questi canali YouTube? Così, per passione. Voi direte, ma non è che ci vuoi guadagnare? Ma che... Vabbè ragazzi, anche se fosse cosa non interessa a nessuno se voglio guadagnare, se poi vabbè, cosa vuoi che guadagni, quale giorno ti guadagno su questi canali? Nulla, perché innanzitutto YouTube non è che paga tantissimo, quindi ho il mio lavoro, sto bene così, vabbè, diciamoci la verità, non ve ne frega niente di quello che di come sto io, nel senso finanziariamente sto bene, ma non vi devo dire perché cosa o come, quindi vabbè, sorvoliamo che è meglio. E niente, io non ho molti contenuti interessanti, questo lo so, però faccio quello che mi piace di più a me, ovvero fare video di chierici, pulire la casa, truccarmi, cosa che a voi non garba, ma io lo continuerò a fare lo stesso perché mi piace lo stesso. E per quanto riguarda i video di ginnastica, continuerò a fare video di ginnastica. Per i video vlog penso che non lo so quando mi rimetterò in carreggiata a farli, forse presto, tardi, non ne ho idea, ma non ho idea di quando soprattutto potrò fare questi video così scialli, liberi, così tanto per farli, perché ho visto che tanto anche se li monto così senza tagliarli niente, senza tagliarli e niente, buonanotte, vi piacciono comunque. È vero, non tutti possono piacere i video quelli senza essere tagliati, ma io ci provo a farli lo stesso e nulla. Ah, ecco cosa non trovavo. Mia nonna mi ha lavato quella pezzettina per pulire sia il telefonino, gli occhiali, ma anche il computerino. Bene, anche il telefonino, questo qua lo utilizzo, e comunque finalmente l'ho ritrovato, era lavatrice, mio non l'avevo lavato e ora sono bella che a posto, sì. E nulla, io mi sa che adesso mi accendo la tele, perché veramente non so neanche io a che punto siamo delle telenovele che sto guardando io, quindi qualcosa, scusate per gli occhiali che non posso farne a meno, ma mentre sono con voi mi voglio godere un po' di tele, se riesco a trovare. Allora, mi pare che ci sia Stasera Italia, sì, c'è Stasera Italia. E me lo voglio guardare insieme a voi, un pezzettino magari, perché poi proseguo da sola, ovviamente. Ovviamente abbasso un po'. Già. Cos'è questo? Canale 5, sì. Metto Rete 4, Stasera Italia. E niente ragazze, nel frattempo non ho comprato chissà che, ah ecco cosa ho comprato, non so se era ieri o avanti ieri, non mi ricordo, attendete un secondo che vado a prenderlo, aspetta un secondo, qui metto le mie cosucce, un attimo solo. Eccomi qui, allora, ho acquistato una penna, più che altro una matita
per sopracciglia di questa qua dell'Oreal, che non si vedrà mai, ma ve lo dico io. Vedete? Sì, una è con la matita e l'altra è con il pettinino. Poi, come altra cosa, ho preso un fissante, cioè il fissante Brown Definish, vabbè, una cosa che definisce le sopracciglia, per della Douglas, non so se si possa ben vedere. Douglas, vedete? Sì, si vede un po', sarà flashata, però si vede. Ok, Douglas. Ed è la numerazione, fatemi vedere un po', non lo so, dark brown comunque, sì, è dark brown. E allora, ed è un gel fissante del PAO di 6 mesi, sì, di 6 mesi, niente altro, non ve lo devo far vedere, e tra poco farò, tra poco, quando ne avrò voglia, vi manderò certi video di trucco, non so se li faccio in questi giorni o a settembre, ottobre, vediamo. Voglio fare dei video di trucco che mi permettono di, come dire, mi permettono, che sto dicendo, vabbè. Voglio fare dei video di trucco con questa palette della Douglas, che ce l'ho da questa parte, palette, più che altro trusso a forma di UFO. Non so come farvela vedere, aspettate un secondo. Mi riesce, ok, è questa qua, vedete, questa qua, e qua dentro c'è, oddio, cosa ho fatto, aspettate un secondo già, allora, se non mi casca tutto, perché ho paura che mi caschi tutto, sì, infatti mi stava cadendo tutto, a momenti, questa è la, sì, lo so, vedete, la ring light, ma non ci fate caso, vedete? Allora, uno è da questo lato e ci sono gli ombrettini che mi piacciono, mi strapiacciono e sono bellissimi. E da questo lato c'è mascara, se non erro, sì, infatti, e una matita, vedete? Di qua ci sono gli applicatori che non so mai quando utilizzerò, ma li utilizzerò. Sì, un mascara. E da sto lato, boh, non trovo, aspettate, ok, ah, ecco qua, i blush, vedete che ci sono i blushini, blush, terra, di tutto, cioè, vedete, ecco qua, olè. Ce n'è un altro, se non erro? No, è tutto qua. Ah, ok. Vedete cosa tutto c'è? Ok. Si vedrà qualcosa? Spero di sì. Fatemi sapere sotto i commenti. Ecco qua. Questo è quanto. Aspettate che ve lo giro. Vedete? No, non si vede granché. Vi assicuro che c'è tanta roba qua dentro, vedete? Sì, belli. Poi aspettate un secondo qua. Non so. Non so come. Come richiuderla qua, aiuto. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Qua è tanto di specchietto che c'è qui, vedete? E adesso la ripongo dove doveva essere messa. O se no, questa la tengo qua per il momento, poi la tolgo, la metto di là. E qua ci metto tutti i prodotti che ovviamente io termino ogni mese, di make up, skin care e quant'altro, per non stare sempre lì a rompermi le scatoline dove non saprei dove mettere, dove non, io non saprei dove mettere i prodotti di skin care, ma anche di trucco. Questi ancora non li apro perché finché non finisco l'altra matita, questa non la apro. E così equivale per questa, equivale la stessa cosa per questa. Non la apro finché non ho terminato gli altri. Ok? Ho prurito oggi, non so perché ho prurito. Ah, mi stavo di questo qui, l'ho comprato, ma è di una ruvidità che non vi dico, vedete?
è ruvidissimo. Non ho idea del perché sia così ruvido, ma va bene lo stesso, ok. E niente, questo è quanto. Era solo per dirvi che non lo so, ragazze, sembra che boh, vedete, io lo sento non più ruvido, di più. Sembra morbido, ma che morbido è? Roba di morbido d'Egitto. Vedete? No. Non so manco io come fare a farmi la coda, questo coso. Ho fatto una spesa inutile. Almeno per questo una spesa inutile, ma vabbè, non ci fate caso. E niente, adesso guardo che sono, innanzitutto sono le 8:36. Già. Nel frattempo intanto mi trovo il tempo anche di leggere questi libri qua, anzi un libro che ho trovato prestato da mia zia, che è di John Costello, sì, vedete, ecco qua, ed è, ups, John Costello, o Costello come si chiama, La damigella d'onore, vedete. E niente, ragazze, questo era tutto. E volevo essere solo un video così spicciolo, tutto il libro sciallo, come suol dire, sciallo libro, come si dice, la stessa cosa, ma vabbè, la stessa identica cosa. E noi, se vedete il letto staccato è perché la notte fa un rumore assurdo, non cercate di fraintendere, perché è così, ragazze, siccome che questa pedana, prima c'era l'altra pedana da piedi, da letto, ma l'ho buttata perché era inguardabile, era, come si può dire? No, non era inguardabile, vabbè, non è lungo sto ragazzo, che vi sto a dire. Insomma, la pedana del letto, non da questa parte qua della pezziera del letto, dall'altra parte, questa pedana qui era sfasciata. E alla fine ho deciso di, anzi hanno deciso di buttarmela i miei, alcuni dei miei, non voglio fare nomi, vabbè, alcuni dei miei familiari, e così non ho potuto più aggiustarla perché me l'hanno buttata, ovvio, vabbè, scontato, e quindi devo staccare il letto da questo pedana, perché sennò la notte quando mi muovo da una parte all'altra, mi giro, mi fa rumore, e io non voglio evitare di svegliare nessuno, voglio evitare di svegliare, quindi mi tocca staccare il letto e mettermi col cuore in pace e dormire in pace, appunto, perché sennò questo fa un rumore infernale, quindi vabbè, no comment. E niente, ragazze, perché voi direte, non lo puoi aggiustare, ma raga, comprami un letto nuovo o rifarlo da capo, nine. Vabbè, come suol dire, ognuno a casa sua, sorvoliamo su tutto quello che stupidaggine gli ho detto, fa ciò che gli pare, gli piace in casa propria. E basta, io ho finito quel video, era un video così libero, pieno di stupidaggini, ma lo farò solo un po' di compagnia, niente di tutto ciò. Un bacio e niente, ciao. Mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao! Ah, non ve lo dico più, attivate la campanella. Se volete fatelo, se non siete liberi anche di non attivarla, che ne so, vabbè. Ciao! Ah, volevo dirvi una cosa, aspettate un secondo. Farò altri video ovviamente di questo genere, ma anche video vlog così alla cazzo, vabbè, siamo a perdere. E anche altri video di trucco, make-up, skincare, più che ne metto, ho scritto, blablabla, ciao!